E questa sfida tra Mister De Cesare contro Ambrosino, forse nel periodo migliore delle due squadre, è tutto semplicemente Calpazzo Agropoli. Come ha detto Bruno, ha sottolineato l'assenza di Rabeni e certamente, diciamo, non una notizia eccezionale. Attenzione al tiro del primo con Gaston Corrado che va vicino al gol proprio inizio partita. Tocco centrale per Volpe, la palla viene recuperata ancora dalla difesa agropolese. Attenzione alla velocità, un pasticcio colossale, attenzione, attenzione, mi sa che c'è rigore, rigore e credo anche espulsione. Vediamo il rigore, Corrado sul pallone contro Merola, va Corrado, il tiro alto, incredibile. Andiamo in diretta con Raucci, palla centrale, attenzione, e qua se ne mangia un altro l'Agropoli, incredibile. Ma l'Agropoli non ne approfitta, però attenzione, palla al centro, tiro del numero 7, Sannia, e la parata di Merola. Romanelli ha piazzato comunque 4 uomini in barriera, forse 5 se mettiamo anche un uomo staccato. Aster kick, traversa. Guarda che interessante, con Monzo che va a stringere al centro davanti alla difesa e si chiudono i tre con Maiese che fa il centrale. Particolare scelta che sta premiando fino adesso Borsa, attenzione la Calpazzo Borsa, miracolo di Romanelli, miracolo di Romanelli, poi la palla rimane lì in aria, Rekic si gira, va al tiro, ancora Romanelli, salva l'Agropoli, rinvia, la palla rimane lì, Gaita, palla fuori, Lucarelli, poi un buco al centro, Corrado, oh incredibile, poi Raucci, che bel cross Raucci, colpo di testa di Magliano. Poi ancora Sannia, attenzione, palla è buona, Corrado! E riesce a sbagliare anche questa. Il Raucci cambia lato per battere il calcio d'angolo che è il quarto per l'Agropoli. Attenzione a Corrado e alle torri. Palla centrale, colpo di testa e la rete! E il vantaggio dell'Agropoli con Calvanese. Dovrebbe essere stato Calvanese il centrale difensivo che porta in vantaggio l'Agropoli. Attenzione, spazio per il numero 7, ancora Raucci, forse il migliore dei suoi nel primo tempo, ancora un cross eccezionale, il 2-0 siglato da numero 7 Sannia, si addormenta il centrocampo della Calpazio, attenzione al solito Raucci, Raucci e Raucci spreca. Insomma, parliamo di un portiere appena 21enne eppure Rino Guarino, che è un nostro amico, calcio di rigore intanto, però da lì Merola, vediamo, va il tiro, perfetto, Capozzoli, 3-0 per l'Agropoli che adesso dilaga e sarà un altro impegno. Attenzione alla Calpazio, Margiotta, tiro alto,